Ciao, vediamo come costruire un effetto riempimento testo con delle linee di cerchi concentrici con Adobe Illustrator. È un effetto tipografico molto interessante che possiamo applicare nelle nostre grafiche personalizzate oppure nei nostri sfondi creativi a servizio di una campagna pubblicitaria. Vediamo subito come fare. La prima cosa da fare è aprire la nostra area di lavoro, dopodiché spostarci sul pannellino strumenti, andare a settare come colore di traccia il nero. Se così non fosse, facciamo doppio clic sulla traccia e dal selettore colore andiamo a settare il nero e clicchiamo su OK. Dopodiché andiamo a selezionare lo strumento ellisse e con la combinazione di tasti shift più clic del mouse andiamo a disegnare un cerchio proporzionale con la traccia nera. Dopodiché con il cerchio selezionato andiamo a selezionare lo strumento ridimensionamento. Con un doppio clic si aprirà il relativo pannellino opzioni. Da qui accanto alla voce settata uniforme andiamo a settare un valore del 2% in modo da creare una copia del cerchio molto ridotta. Assicuriamoci di attivare la modalità anteprima ed eccolo qua, il cerchio ridotto. Non clicchiamo su OK ma cliccheremo su copia in modo da mantenere il cerchio originale e il cerchio ridimensionato. Con lo strumento V da tastiera o selezione normale andiamo a selezionare entrambi i cerchi, poi ci spostiamo sul menu oggetto, clicchiamo su fusione, poi su crea. Abbiamo impostato la fusione, ora andiamo a parametrarla. Torniamo quindi con gli oggetti selezionati sul menu oggetto, fusione, opzione di fusione. Da qui attiviamo sempre la modalità anteprima. Come spaziatura settiamo passaggi specificati. A seconda della dimensione del cerchio, il numero di passaggi specificati potrebbe variare da 20 a 50. In questo caso ho optato per un numero pari a 30. Clicco su OK. Ora, come possiamo vedere dal pannello livelli, è attivata la fusione. Quindi questo è un oggetto di fusione. Dobbiamo andare a tracciarlo. Quindi con l'oggetto selezionato ci spostiamo sul menu oggetto e clicchiamo su espandi. Assicuriamoci di flaggare oggetto, riempimento e traccia come valori e clicchiamo su OK. Abbiamo tracciato l'oggetto. Non è più una fusione ma un oggetto vettoriale formato da tanti tracciati. Lo possiamo vedere aprendo il gruppo e vedendo tutti i singoli livelli di tracciati all'interno. Ogni tracciato è un cerchio concentrico. Ora ci spostiamo sulla parte destra dell'area di lavoro. Possiamo farlo attivando per esempio lo strumento mano che si trova vicino allo strumento zoom o scorciatoia da tastiera H. Attiviamo il testo, facciamo un clic all'interno, dopodiché con il testo attivato lo vado a ridimensionare in modo da renderlo più grande. Posso andare a optare direttamente il ridimensionamento del font dal relativo campo che si trova nella parte alta nel pannellino dinamico alla voce dimensione font, oppure con la combinazione di tasti shift più clic del mouse andando a ridimensionare il valore testo dal crucino che si trova nell'angolo. Utilizzerò un font spesso, netto, in modo da rendere veloce e comprensibile l'effetto che stiamo costruendo. Un font del genere potrebbe essere Open Sans oppure Archivio Black Regular. Ora con lo strumento testo vado a selezionare il testo di default inserito dal sistema e vado a sovrascriverlo con il testo originale in due righe, due parole in maiuscolo. Ora seleziono entrambe le parole, aprirò il pannellino carattere che si trova in questo caso accessibile dalla parte alta del pannellino dinamico e andrò a diminuire il valore dell'interlinea, cioè della distanza tra le due parole. Seleziono quindi il campo, il valore all'interno del campo dell'interlinea e con la freccia in basso vado a diminuire il valore in modo da avvicinare le due parole e quindi le due righe. Diciamo che sono soddisfatto di questo risultato, faccio un clic sullo strumento della selezione e vado a selezionare il corpo testo. Chiaramente dovrò renderlo più piccolo in modo da farlo entrare all'interno dell'oggetto cerchio, ma lo vedremo tra poco. Una volta selezionato il gruppo testo, come possiamo vedere dal pannellino livelli, lo trascino verso l'iconcina in basso crea nuovo livello in modo da creare una copia. Nascondo il primo livello testo, seleziono solo il secondo, mi sposto sul menu oggetto e vado ad espandere anche questo, sia per l'oggetto che per il riempimento. Clicco su OK. Ora questo testo non è più editabile, si tratta di un oggetto vettoriale tracciato, come possiamo vedere da tutti i punti di accoraggio che compongono le singole lettere che sono diventate dei tracciati. Ora seleziono il testo che è diventato tracciato, lo porto all'interno del cerchio concentrico e con la combinazione di tasti shift più clic del mouse lo vado a rimpicciolire in modo da farlo entrare in modo proporzionale all'interno della larghezza dell'oggetto cerchi concentrici. Dopodiché vado a selezionare entrambi. Assicuriamoci chiaramente che il livello del gruppo dei cerchi concentrici sia sempre al di sotto e il gruppo testo a livello superiore. Una volta che ho selezionato entrambi vado ad aprire il pannellino elaborazione tracciati che posso trovare qui se l'ho aperto già in anteprima oppure dal menu finestra elaborazione tracciati. Qui vedo due serie di funzioni. La prima riguarda i metodi di forma, quindi la possibilità di matchare tra loro due forme in modalità diverse, oppure la seconda serie di funzioni riguarda l'elaborazione dei tracciati, cioè il modo in cui i tracciati possono essere combinati tra di loro. Di questa serie a noi interessa la penultima, cioè contorno, in modo da risaltare il contorno della figura oggetto della sovrapposizione tra le due forme, o meglio tra i due oggetti vettoriali. In questo modo faccio un clic, poi faccio un clic all'esterno ed ecco qui, vedrò l'oggetto testo popolare
spavato da parti dei cerchi concentrici che vedevamo prima. Ora, chiaramente peggio delle spavature. La prima cosa da fare è andare a selezionare questo oggetto testo, separarlo dai cerchi concentrici, perché se faccio un clic adesso qui, vedrò che l'oggetto è comunque un unico oggetto. Come possiamo vedere anche dal pannellino livelli, il gruppo è un unico gruppo e non mi basterà separare gli oggetti all'interno. Devo andare a separare, o meglio, ad allontanare e isolare soltanto le due parole tracciate con all'interno appunto le linee. Perciò che cosa farò? Sposterò qui nell'angolo sinistro della prima lettera, ma potrei farlo per tutte le altre lettere, con lo strumento selezione diretta o scorciatoia da tastiera A, quindi la freccina bianca, vado a selezionare questo piccolo pezzo di linea. Poi mi sposto nella parte alta, dove vedo la voce avvia la modifica di forme uguali, faccio un clic e di nuovo, sempre nel pannello dinamico, mi sposto verso quest'altra icona che mi permette di selezionare oggetti simili tra di loro. Potrei fare lo stesso discorso anche dal menu selezione simile aspetto. Quindi vado a selezionare tutti gli oggetti simili tra di loro e automaticamente il programma mi seleziona tutte le singole lettere con i vari riempimenti. Ora selezioniamo la scorciatoia da tastiera V oppure semplicemente lo strumento selezione. Andiamo sul menu modifica, copia. Ci spostiamo in una parte più lontana dell'area di lavoro. Di nuovo facciamo un clic all'esterno. Torniamo sul menu modifica e clicchiamo su incolla. Ed ecco qua, abbiamo separato l'oggetto testo dai cerchi concentrici. Ora possiamo lavorarlo tranquillamente, senza essere influenzati da altri oggetti attorno. Dobbiamo andare a modificare chiaramente tutte queste sbavature che sono l'oggetto della fusione tra i due elementi attraverso la funzione di elaborazione tracciati del contorno. Come possiamo fare? Andiamo a selezionare il gruppo di testi, ci spostiamo sul pannello nella parte alta dove c'è la voce traccia e andiamo a tracciare un valore di 2 punti per esempio. Ed ecco qua, automaticamente il programma ha ricalcolato i bordi, ha ricostruito i tracciati all'esterno di ogni singola lettera, annullando quindi quelle che erano le sbavature. Ora con lo strumento selezione diretta o a da tastiera andiamo a selezionare tutte e due le righe di testo, o meglio tutti i tracciati che compongono le singole lettere. Poi ci spostiamo nel pannello dinamico verso l'inizio, lì dove c'è il valore del colore della traccia. Facciamo un clic, apriamo il relativo menu colori e andiamo ad associare un colore tra quelli proposti. Chiaramente potremo fare lo stesso discorso anche aprendo il selettore colore o il pannellino colore. Facciamo un clic per esempio su questo colore, ora un clic all'esterno ed ecco qua, il nostro testo ha assunto il colore associato al colore di traccia. Chiaramente potremmo fare lo stesso anche andando a selezionare con lo strumento selezione diretta il gruppo testo, aprendo il selettore colore, facendo doppio clic sul colore di traccia, andando a modificarlo come in questo caso, e così via fino a quando non siamo soddisfatti e abbiamo selezionato il colore che ci convince di più. Dopodiché andiamo a selezionare di nuovo il gruppo testo, facciamo un clic col tasto destro, clicchiamo su esporta selezione, andiamo a dare qui nella parte in alto a sinistra un nome al nostro testo e quindi all'effetto che abbiamo applicato al nostro testo, e poi nella parte bassa andiamo a selezionare il formato di destinazione. Chiaramente qui andiamo a selezionare anche la cartella di destinazione del nostro file. Immaginiamo di selezionare un PDF vettoriale in modo da garantirci in caso di stampa una efficacia al 100%. Dopodiché esportiamo la risorsa. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!